Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della Fairy Family Film, recensione del film Netflix di Old Guard, uscito proprio oggi in streaming, disponibile in streaming. Che dire, come sempre questa recensione sarà divisa in due parti, parte non spoiler, parte con spoiler. Per quanto riguarda la parte non spoiler, devo dire che il film strappa la sufficienza, però è una sufficienza molto stretta, perché è un film che ha qualche buona idea, cioè si basa sull'idea di un gruppo di persone immortali sostanzialmente che non muoiono e che fanno i soldati, e questo diciamo è l'idea di base, che è un'idea che ha anche del potenziale. C'è qualche buona idea nello sviluppo, ma per il resto è abbastanza banale, abbastanza tradizionale, non si distacca molto dai canoni del film action più recente, quindi molte location, lunghe scene di combattimento e d'azione non sempre chiarissime, non sempre rese molto bene, e per il resto fa un po' il compitino: la fotografia, la regia, la sceneggiatura, con le tipiche battute, con i tipici, anche tipici personaggi appunto tipizzati che ci si aspetta in film del genere. Ha un paio di idee anche buone, di cui parleremo nella parte spoilerosa, però ecco, sì, queste due idee lo salvano dal baratro del nulla assoluto, però resta comunque un film abbastanza banale, abbastanza tradizionale, che non dice moltissimo. Gli attori non sono male, nel senso Charlize Theron fa la sua parte, l'abbiamo vista anche in Mad Max Fury Road, che quando vuole fare il personaggio duro, badass, lo riesce a fare molto bene, e anche questo film qua non è da meno. Anche gli altri attori reggono il loro ruolo. Una menzione un po' di disonore, devo dire, a Luca Marinelli, attore italiano, che mi ha fatto piacere vedere in questa produzione, perché comunque insomma è un volto noto per noi italiani. Però sì, è un personaggio che sta molto ai margini, e di tutto il gruppo di questi super soldati immortali è forse un po' quello più in su, quello meno protagonista, quindi capisco che aveva un po' che il materiale di partenza era quello, mi sarebbe piaciuto vederlo un po' più al centro dell'azione, con un po' più di personalità. Però insomma, che lui sia un grande attore, è un grande attore, quindi la colpa sicuramente del materiale di partenza, non sua, quindi Luca tranquillo, non ti sto dicendo su. E quindi insomma niente, per la parte non spoiler direi che possiamo fermarci qua. Film sufficiente, se proprio adesso è estate, non avete niente da fare, i cinema sono ancora chiusi, poco si sta muovendo in campo cinematografico, se volete buttarvi una serata a guardarlo, fatelo pure, non è terribilmente noioso, dura due ore, però non è terribile. Però insomma non state guardando un capolavoro, non state nemmeno guardando un buon film, guarderete un film sufficiente, al massimo discreto se vi piace un pochettino il genere così, però insomma niente più di questo. Due secondi per andarvene se non volete sentire la parte spoiler. Che dire, la parte spoiler, il film ha molti difetti, ci sono un sacco di cliché, un sacco di banalità. Parliamo del cattivo, del villain. Perché? Cioè, appena lo vedi la prima volta, questo giovane amministratore delegato di una industria farmaceutica, capisci che è cattivo. Adesso non ho guardato, però l'attore mi sembrava quello che ha fatto Dudley in Harry Potter. Magari una cagata, non lo so, non ho guardato, poi vado a controllare. Però nel senso, cioè, lo vedi che ha la faccia da psicopatico e ti dici, ok, quello è il cattivo. E non va bene, non devi fare un cattivo che sembra il cattivo. Perché? Perché no? Perché è banale, perché abbiamo già visto. Io devo credere che ci sia questo gruppo di super soldati che sono 4 più 1, perché poi si aggiunge anche Nile. E li scopre l'industria farmaceutica, nel senso CIA, FBI, M7, Mossad, tutti i servizi segreti del mondo, e li scopre l'industria farmaceutica, sono gli unici loro a scoprire, a venire a sapere di sta cosa qua, di chi sono questi 4 super soldati. Quindi già questo qui, voi dite vabbè che se ne frega, è un film, però anche uno come me che non ho la minima idea di quale sia il budget della CIA e non ho la minima idea di quale sia il budget delle industrie farmaceutiche, mi ha fatto un pochettino ridere come cosa. Sì, certo, ci sono tutti i servizi segreti del mondo e proprio quell'industria farmaceutica lì riesce ad andarli a trovare. Parliamo delle buone idee. La profondità storica non mi è dispiaciuta. Questi immortali qua che passano di guerra in guerra dall'antichità fino ai nostri giorni è un'idea buona, nel senso ricorda un po' l'inizio di Wolverine, le origini, X-Men Origini Wolverine,
perché c'è anche lì Wolverine che passa di guerra in guerra e va bene. Però diciamo, come idea è affascinante, perché anche Wolverine quel prologo lì non era male, poi il resto del film era la merda assoluta, però quel prologo lì non era male. E anche in questo film non è male come idea, no? Andromaca la guerriera che dall'antica Grecia fino ad oggi è passata di guerra in guerra per cercare di fare del bene, come idea ha un suo fascino. Problemi però legati a questa idea, io magari sono prevenuto perché sono un grecista, sono un classicista, quindi a queste cose ci vado un po', però Andromaca è uno dei personaggi meno guerrieri che ci siano. Cioè, allora, sia nel mondo greco che nel mondo latino ci sono dei personaggi, ci sono delle donne guerriere, le Amazzoni, Camilla per quanto riguarda nell'Eneide, Penthesilea la regina delle Amazzoni per quanto riguarda l'Iliade, quindi ci sono dei personaggi guerrieri che potresti sfruttare. Andromaca non lo è, Andromaca è la moglie, nel sesto libro mi sembra dell'Iliade, c'è Andromaca che dice a Ettore, no Ettore non andare a combattere, ho paura che muori, e Ettore le dice testuali parole, ascolta, torna in casa a far da mangiare, a pulire, perché tu sei una donna, non devi venirmi a dire come combattere, perché ci penso io a combattere, tu pensi ad amministrare la casa, testuali parole, quindi Andromaca dice sì, hai ragione, scusa. Più che altro dal punto di vista storico mi ha dato molto fastidio tutta il flashback, legato appunto a Andromaca e Queen nel Medioevo, quando le catturano come streghe tutto, perché lì ho soprattutto un amico storico e medievista che, se avesse visto il film con me, si sarebbe trasformato in un demone guerriero, avrebbe cominciato a sterminare persone, perché primo la caccia alle streghe Medioevo, caccia alle streghe età moderna, ragazzi, il Medioevo era già finito quando è iniziata la caccia alle streghe. Secondo, fanno vedere poi la Vergine di Ferro come strumento di tortura, che è un falso, non è mai esistito, non l'ho mai usato la Vergine di Ferro come strumento di tortura, quindi anche lì veramente, cioè sono quelle piccole cose, nel senso, va bene la prospettiva storica, è un'idea interessante, però fammela bene, vatti a documentare, vai ad approfondire un po'. Non dire chi se ne frega, tanto gli spettatori non le sanno queste cose qua, perché allora poi cadi nel cliché, cadi nel cialtronismo e non va bene, perché i film belli fatti bene devono stare attenti anche ai dettagli, anche ai dettagli. Forse l'idea migliore, il senso del film, perché il film, e questa è un'idea banale, Si basa sul fatto che sta qua dopo millenni di guerra, non ne può più, perché dice non riesco a fare una differenza, perché le persone continuano a combattere, gli esseri umani continuano ad essere stupidi, continuano ad esserci guerre, morti, stragi, eccetera. E poi invece nel finale vediamo che non è così, perché il tizio che Andromaca e il suo gruppo hanno salvato in questo anno, poi vent'anni dopo ha scoperto la cura per il diabete, il tizio che hanno salvato qui poi ha fatto quest'altra cosa, e quindi diciamo mostra come una piccola buona azione fatta oggi, che ti sembra che non abbia alcun effetto, poi invece può smuovere le cose in una direzione, diciamo mostra più che altro il potere delle persone, perché la storia non è fatta, non è guidata da chissà quali meccanismi dialettici superiori, ma è comunque guidata dalle persone, e le persone comunque hanno quindi anche una loro agency, hanno un loro potere di azione sulla storia. Comportarsi bene, fare una buona azione oggi può indirizzare la storia verso una determinata direzione. È un po' banale come cosa, però diciamo è un po' meno banale di quanto compare in molti altri film, quindi anche per questo motivo si strappa la sufficienza. Aveva potenziale per essere un po' di più se avessero stati un po' più attenti ai dettagli, avessero un pochino più approfondito e curato meglio la struttura e soprattutto il villain, il cattivo, però insomma non è malaccio come film. Tiene forse la strada aperta per un sequel, anzi tiene sicuramente la strada aperta per un sequel, perché compare poi proprio alla fine Vada Booker Queen, quindi sicuramente lì faranno qualcosa. Potrebbe essere un difetto che se non spiegano bene nel secondo film tutta la storia rischia di essere complicato. E niente, dai, mi taccio, queste sono un po' le mie opinioni al riguardo, sufficiente ma niente di più. Qualche buona idea, però tutto sommato banale come film. Voi mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ponete anche la campanella per essere aggiornati sui nuovi video della Fairy Family Film. Partecipate oggi, se non avete ancora partecipato, al Fairy Family Friday. Guardate sui canali social della Fairy Family Film, sia su Facebook che su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la Fairy Family Film. Ciao a tutti!